con un nuovo episodio di Crash Bandicoot. Sono Mantis. Che cazzo vai, Crash? Siamo nella città perduta. Vediamo se riusciamo a fare questo livello anche. L'ultimo episodio è andato abbastanza bene, diciamo. Diciamo che non è vero. Questo. Quante vite danno ogni volta, guardate qua. Facciamo già 31 di nuovo. 32. Guarda, mi si era incastrato sul sasso. Questa non me la ricordavo. Pistolino di merda. Ah, ammazzi, quello finisce. Checkpoint. Ah, boh, almeno alla vita ci sono arrivato, non me ne ero accorto che c'era il coso. Come devo fare qua? Ah, ok. Vai dentro. Oddio. Sono salvato all'ultimo lì. Oddio, sta per cadere giù in acqua. Vabbè, ho saltato la vita, però. Livello del cazzo. Perché c'erano sti livelli strani su Crash, poi? Cosa c'entra con Cortex e tutta sta roba? Quello che non ci sono mai arrivato. Oddio. Sapevo che il fuoco poteva ammazzarti praticamente. Praticamente sta roba cos'è? Ha sbloccato le vite giù in fondo, però non c'ho voglia di andarci, sinceramente. Quindi andiamo avanti. Tempismo, eh? Perfetto. Sì, sto tutto perfetto qua. Cazzo vuole? Lì c'è una vita, la vedo. Sì, questa me la ricordavo. Wow, fanculo. Io odio ste cazzo di iguane. Ma non potevi scivolare nell'uno, vero? No. Oddio. Ce l'ho fatta anche questa. Spacca quello, spacca questo. Spacca tutto, spacca mascella. I pistrelli del cazzo. Ok, ci abbiamo un checkpoint, ragazzi. Andiamo al checkpoint, non voglio rischiarla di crepare lì per ammazzare il pipistrello. Io ho paura che si spacca quello sotto, aiuto!
ce l'ho fatta. Ero in ansissima, stavo zitto. Questo mi dovrebbe dare 4 vite e 2 più le 200 delle mie fatte. Ok, era così semplice alla fine. Sto figlio di puttana mi ha spinto. Vabbè, intanto abbiamo sprecato la vita che avevamo appena preso. Ah, di nuovo l'ha fatto. Sto figlio di puttana. Oh, continua a spingermi, anche se gli faccio il coso. Porca puttana! E 4. Oddio, mi sta facendo rosicare che non gli puoi fare sta cosa, Cioè mi viene automatico di fargli la X. Non glielo puoi fare semplicemente di per forza saltare il test. Magari ci arrivo sto giro a farglielo. Guarda che cado, per prenderle meglio. Madonna, che cazzo di vita ho sprecato per sti mongoli. Io lo so che non mancate 30.000 panzer. L'ho ammazzato. L'ho ammazzato! Ah, un altro livello così che da coglioni. Le rovine del tempio. Ah no, è diverso il livello. Burbaga! Abbiamo subito il Burbaga sto giro. Ah, come fai? Ah, ok, semplice così. Perché salto in anticipo? Ma cosa? Sono rincoglionite. Ecco, la musica di sto livello mi piace, per esempio. Pum pam pam pam. Pum pam pam. Pum pam 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 pam. Salti sopra. Vai Crash. Ok. Dammi tutto. Oh mio Dio. Sto rischiando ogni volta. No, ho saltato troppo presto, avevo paura. Io devo saltare. Cosa vuole quel ragno? Se torna di nuovo, se ci vado. Ci torno. Bello come l'ha seguito la ragnatela. Ah, piattaforma questa. Ok, perfetto. Oddio, ci avevo saltato troppo prima. Ho voluto rischiare. Aspettiamo che si rispenga, va. Checkpoint. Perfetto. Per fortuna che l'ho appena preso. No! Fortuna che abbiamo subito il Burbaga. Sto per far cazzata. Torna su, vero?
stavo per dire, non torna più su sto stronzo. Vai, vai. Fidati a continuare così. Passaggio segreto addirittura. Oddio, cosa ho fatto? Per andare di fretta come al solito, come un ritardato. Oddio, che cazzate che sto facendo. Bello che c'ho ancora 30.000 vite. Ancora. No, ho preso il pipistrello. Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso. Pipistrello del cazzo. Ecco, preciso quando devo saltare, eh. Continua dritto questo. Allora sì che potevo continuare qui. Ci sono tutti sti passaggi segreti su Crash 1. Cazzo se li ricordava. Sinceramente non me li ricordavo neanche che ci fossero cose così. Stile alla Mario e Sonic. Ok, ci siamo. Sono uno stordito del cazzo, ragazzi. Ma cazzo sto facendo a morire così come un rincoglionito? Ho fatto la stronzata e ci muoio. Guarda, ti sta bene, Steve. No, ma me l'hanno anche ridato perché continuo a morirci come un coglione. Oh, ma ha finito di passare quando devo cazzo camminarci. Fortuna che almeno una vita ce la riprendiamo qua. Ho paura che non ci sia anche comparso. Aspettiamo che si spenga. Sali. Oddio, porco. Iniziano le bestemmie, eh. Ecco, qua è morire per stronzate del gioco, non perché ho sbagliato io la fine. Eccola, ho fatto la solita cazzata che faccio. Vediamo che scende. Perché muoio per ste stronzate? Oh, ci ho lasciato 7 vite. E non di più. Appena i pezzi più facili li sto lasciando per stronzate. Vediamo di non morire per l'ennesima volta come ritardati. Vai, ci siamo a sto giro. Salta qua, salta lì. Mi sei tolto dal culo, eh.
devo portarlo qua. Oh, era qua il checkpoint poi, figli di puttana. Niente cazzo di vito sprecato. Vai, vai! Ce l'ho fatta! Oh, è finito il livello del terzo. Ho preso anche la gemma. Vai, 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 finita, finita, via, fuori dal cazzo. La terza gemma? O la seconda? Ah no, la terza. Isole Wumpa. La strada per il niente, la strada per il nulla, come mai? No, qua iniziano le vere bestemmie, ragazzi, so che c'è un glitch anche, però so che c'è un glitch qua, ragazzi, per salire sulla corda, non so se era inteso che lo volevano quello vecchio, però mi sembra che non l'hanno tolto, tipo puoi salire su qua. Infatti, guardate, che stronzata. Beh, qua non vedi cazzo. Oh, quel maiale del cazzo, ora. Cazzo di patocero. Cioè, se lo colpisce ti fa danno. Se non lo colpisci ti fa danno. Io cosa ho rischiato? Perché voglio male. Mi voglio male giocare sto gioco del cazzo. Che cosa ho voluto tentare di fare lì? Iniziano le bestemmie. Iniziano, ve lo dico qua. Il livello del cazzo. Tento di farlo normale senza glitchare, va? Tanto glitchare in sto gioco non serve un cazzo, anzi ti fa morire semplicemente di più. Maiale del cazzo, mi ha fatto quasi cadere. No, non ci credo che c'è la via. C'era la fuga in mezzo alle due così a casa. Figli di puttana che hanno inventato sto livello del cazzo. No, checkpoint, vaffanculo. Quella cosa che odio di più è che il maialino non può cadere. Ah, c'è già un altro checkpoint qua, perfetto. Non sbaglio, hanno messo le vite tipo in più. Ah, io sono figlio di puttana e glitch. L'ho ritentata, culo, mi è andata male. Facciamola normale, va. Anzi, faccio anche prima a farla normale, mi sa. Preoccupa sto pezzo, però. No, mi raggiunge, vai via. Lezzo. Checkpoint. No, sto gioco di merda, non può farti cadere perché ci cammini sopra, però. Sto per rosicare malissimo e tirare un bestemmione di quelli potenti ora. Ora anche col maialino del cazzo qua. Fa crocero di merda. Oh,
schiacciola e cade, schiacciola e non salta e cade. Madonna, 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 sto per rosicare malissimo, sto per rosicare malissimo. Che di puttana che è vietato sto livello di merda, madonna. Morisse la madre di cancro al culo. Ce la fai a darmelo sto checkpoint del cazzo? Cosa? Oh madonna, figli di puttana che hanno inventato sto livello per davvero. No, almeno questa era semplice, c'è uscita la prima. Madonnina, quel figlio di puttana, oh, ve lo giuro. Morto 3 volte perché non mi saltava, eh. Risalti sul... Madonna, madonna, il Cristo è Dio, impestato. Affanculo anche sto livello, è finito, eh. Tipo là dietro come fai ad andarci se è finito? Vabbè. Oh madonna, che rosicate raga, che rosicate, che rosicate. Boulder Dash. Cos'è, ancora scappare dal masso questo mi sembra. Scappare come un mongolo. Sì, è quello dei mossi che devi scappare con un mongolo. Mi sembrava abbastanza easy l'ultima volta, vero? Io sto già sbagliando. Madonna, mi sta raggiungendo questo. Oddio, oddio, oddio. Ce l'ho fatta l'ultimo. Comunque mi sembra che le scatole posso anche non distruggerle, che me le distrugge il mazzo questo livello, se non sbaglio. Wow, che merda, wow. Ti sorprende anche Crash che è un gioco di merda. Wow, gioco di merda, wow. Oddio, oddio, oddio. Se lo odio anche sto livello del cazzo. Più volte perché manchi la piattaforma random che altro, perché non la vedi io. Cioè, sto gioco non era difficile alla fine, semplicemente non sapevi quello che ti arrivava dopo, devi rosicare e morirci 30.000 volte. Madonnina. Però li sto prendendo bene però. Perfetto. Checkpoint. Ah. Ho paura di morirci. No, ho messo anche già abbastanza distanza tra il masso e me. L'ho preso al limite anche sta qua. Dovrebbe essere a posto. Ancora quanti ce ne sono? Ancora quanti ce ne sono? Oh, a posto. Come fanno a mancarmene 17? È questo che non capisco. Vabbè. E anche questa è fatta.
tipo lì in sopra, come faccio ad andare? Continuiamo di qua, va? Sunset Vista. Pam 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 pam. È un altro di quei livelli di merda. Beh, abbiamo subito una vita, non è male. Cosa ho rischiato? Fuori la cazzo, pipistrelli merdosi. Burbga, è una vita. Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? Faccia di merda qua che ti spinge. Perso il coso, almeno c'è il checkpoint. Oddio, sono così caduto diretto. Ah, potevo starci sopra, non va sotto d'acqua, sott'acqua. Sprecato tutto, ya. Anche lì ho rischiato. Muori Crash di merda. Ok, qua ci siamo. Prendiamo la mele, tranquilli, tranquilli, con calma. Abbiamo ripreso la vita. Salti qua, salti qua, salti là. Rischi di morire, ok. Non fare le cose di fretta. Fatto bene andare qua. Infatti sembrava strano che era vuoto. Questo è un blocco unico che vai, va. Ok. Ci siamo. Del cazzo. Oddio. Ma com'è? Ma questi? E quello. E poi mi butto qua. Guarda ora come muoio come un coglione qua. Vai, 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 vai. Bravo, bravo. Che poi, a posto. C'è il checkpoint. Eccolo, in pieno sul fuoco, mi raccomando. Dai, fallo tutto, fallo tutto. Fallo tutto buono. Questo... Ah, devo aspettare che si spegne, devo salire. Perfetto. Madonna. Fanculo. Oddio quanto mi sta facendo rosicare, sto giocando con il paddle e non mi salta a volte. Cioè, fa finta di saltare. Ora sta stronzata che mi ha spinto via. Vai Crash, muoviti. Dai, non abbiamo tutta la sfera. Speedrun, speedrun. Spegniti, sali su questo, salta al volo sulla piattaforma, salta su questi senza muoverci come un ritardato tutte le volte. Tempismo perfetto, fai il tempismo perfetto, vai, qua, perfetto. Tutta una questione mentale, tutta una questione mentale, Steve, stai tranquillo. Non rosicare per sto gioco.
c'è pure il checkpoint, fiero. Tutto fiero il checkpoint. Ah, fatto anche questo pezzo alla perfezione da subito. Qua c'è le più belle vite, il tuo bugga. E guarda qua, cosa vuoi di più, Steve? È tutto perfetto. Tranne per sta cosa, però che. Ah, così. Semplicemente i pipistrelli che rompono il cazzo. Vai, 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 cosa ho rischiato, lì. Oddio, perché rischio così? Voglio fare le cose di fretta, rischio sempre di prenderle in culo poi. Ecco, tipo qua. Cosa stava per cadere? Ah, quel checkpoint. Ho visto bugga qua. Non so come si prendono. O ti spinge il figlio. Ah, ma era qualcosa. Vabbè. Fanculo. Non mi importa. Qua mi prendono. Ok. L'ho voluto sprecare apposta. Per non rischiare. Ma come fa? Blocco da 4 fitto, ok. Fatta la stronzata, perfetto. Cosa ho fatto? Perché lo faccio ogni volta? Perché non guardo cosa sta succedendo per davvero? Questi tutti e tre insieme, ok. Vai. Bubga. Checkpoint. Checkpoint e vita sprecata. Bubga sprecato. Perfettamente, perfetto. Non so, l'ho fatta random, non ho neanche guardato il coso. Perché rischia? Vedi cosa c'è? Il faccino di Cortex c'è. Oddio, c'ho l'ansia. Cosa ho rischiato anche qua? Ma non c'è un checkpoint ancora. Ok, c'è questo, perfetto. Ah, ho fatto perfetta la prima, nessun problema. Prendiamo le cose, abbiamo il checkpoint. Perfettamente perfetto. Ora saliamo tranquilli, senza scazzare malissimo. Su, così, continua così. Ah. Tutto perfetto, checkpoint diretto, nessun problema. Ok, tanto vale che muoio a sto punto. Cosa sto facendo? Oddio. Perché sono sempre così di fretta io? La velocità è la risposta. È la risposta a tutto. Figlio di puttano! Hanno fatto sto gioco di merda che ti può spingere. Di cosa devo fare?
farlo venire in qua. Oh, è saltato su se stesso. Salta su se stesso. Perché salta su se stesso? Ok, vabbè. Fatto cagare in mano. Mancano più della metà delle scatole praticamente. La matematica è un'opinione in questo momento, più della metà. Questo è tanto culo. Vai, finito, perfetto. Oh, siamo arrivati al boss, finalmente, finalmente, dopo una lunga camminata ci siamo arrivati. Qua la Kong, faccia da cazzo. Sculetta sto game. Cosa devo fare qua? Così, mi ha shottato. Non sapevo neanche che cazzo devo fare. Ah ok, devo ritirarglielo indietro praticamente. E continuare a schivare ste stronzate qua. Dovrebbe essere easy, in teoria. Qui sappiamo che su sto gioco l'easy. Ok, ancora due colpi, andiamo. L'ultimo. Sì, non possono farmelo cadere in testa, però. Non puoi farmelo cadere in testa. Cioè, vedi quando un gioco è fatto male, che non ci hanno pensato a rimetterlo a posto. Cioè, questa è la randomaggine di un gioco fatto male, ma... Cioè, capito tutto, però non puoi far che ti cade in testa la scatola e morire. Come, quanto l'hai fatto male se così? Cioè, potevo batterlo la prima, no? Trollato. Hai brutto stronzo. Cioè, perché ho sculato io qua, non mi ha preso. Ecco. Oddio, oddio, oddio. Sto mangiando i coglioni per quanto è fatto male sto gioco del cazzo. Gioco randomico di merda. Pam 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 pam. Dai su, butta sta stronzata. Cagati addosso, un po' di meno qua la di merda. Cioè, o muori nell'esplosione o un cazzo in certi momenti, per come l'hanno fatto, però, eh. O muori nell'esplosione o muori per il masso o muori per un cazzo. Cioè, non c'ha senso a volte, per come è fatto.
Cioè, non è che devi rischiartela così a pelo di figa ogni volta perché ho fatto col culo, Madonna. Qua la fagot. Mi ricordo sto boss, ho rosicato quando ho giocato con la mia ragazza, perché magari lo colpisci, cioè magari lo schivi la bomba, però entri nel suo raggio di azione ugualmente, anche dopo che esplodi. Dai, colpiscilo, avevo paura che mi ricadeva ancora in mare. Cioè in mare, nella lava. Ho vinto, spero. Figlio di puttana, ce l'abbiamo fatta. Godo, rotto in culo. Qua la fagot. Oddio ragazzi, penso che per questo episodio sia abbastanza. Sovrascriviamo e ci vediamo alla prossima. Baby, get it.